rischi ma anche le opportunità del web in un seminario indirizzato a genitori e docenti al Centro Culturale Polivalente di Imperia. E veniamo ad un importante tema. L'importanza di conoscere il web per riuscire ad accompagnare i ragazzi, i figli e gli studenti dentro a quello che è un vero e proprio mondo parallelo. È il tema del convegno che si svolgerà domani, 26 febbraio, nel Centro Culturale Polivalente, organizzato dall'Istituto di Formazione Franchi. Illustra il seminario il coordinatore didattico Andrea Cartotto. Il seminario nasce dalla consapevolezza e dal fatto che gli adulti, quindi i genitori, siano i soggetti verso cui rivolgere la formazione, che poi si ripercuota anche sui minori e quindi direttamente sui figli. Tant'è vero che in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Novaro di Imperia, tutte le famiglie hanno ricevuto, coinvolte nell'iniziativa, questo pieghevole informativo, che poi esplica anche il titolo dell'incontro, conoscere internet e i social networks per proteggere noi e i nostri figli. Quindi l'idea è di veicolare questo messaggio. Ecco, chi parteciperà? Al seminario ci sarà un quadro di relatori che sarà composto da me per quanto riguarda la parte più strettamente informatica, diciamo, quindi lo spiegare i rischi ma anche il trasmettere la bella opportunità, e poi sarà anche l'occasione per parlare finalmente di didattica digitale, quindi di quella che viene chiamata scuola 2.0, per cui cogliere le opportunità. Però ci sarà una prima parte istituzionale dell'incontro, dove ci saranno i saluti dell'amministrazione comunale, naturalmente poi un intervento anche come esperto istituzionale dell'ingegnere Roberto Surlinelli, che è il direttore tecnico capo del compartimento Ligure della Polizia Postale, seguirà appunto questa parte legata a rischi ed opportunità, e poi, visto che l'ambito è educativo, un intervento anche di una pedagogista clinica e docente, che è la dottoressa Patrizia Traverso di Sanremo. I genitori dovrebbero imparare a navigare meglio. I genitori dovrebbero imparare a navigare meglio, oltretutto quello che la pedagogista trasmetterà anche è acquisire la consapevolezza per farlo. Poi dal punto di vista tecnologico ci sono anche gli strumenti, fortunatamente, che li assistono, e sempre nel seminario prospetteremo, quindi si farà una piccola dimostrazione di dove la tecnologia si è portata attualmente, con una tecnologia di connessione innovativa che si chiama Internet CHL sicuro, una cosa molto molto particolare, dove il filtro a tutela dei minori è a monte, per cui anche con poca competenza si riesce a proteggersi.